Juan Jesus. Io comunque spero ho di esultato no. Quando è andato alla Roma. Comunque si giocherà come esterno se dovesse giocare, quindi già è meglio. Tornerà Manolas. Il problema della Roma, poi l'affronteremo anche dopo con i nostri opinionisti, è che Spalletti prende tempo per il rinnovo. Dice vediamo, prima dice che doveva meritarselo, che è un po' un discorso al contrario. In genere è la società che dice devi meritartelo e l'allenatore non vede l'ora di firmarlo. Quella società che invece lo propone dice no, me lo devo meritare, quella. E ancora adesso prende tempo e prendono tempo insieme a lui per vedere qual è il progetto Roma, qual è anche l'intenzione dell'allenatore, anche i vari Manolas, Nainggolan, quindi c'è un discorso a cascata su quanto riguarda insomma i contratti, i rinnovi, e secondo me la dirigenza deve farsi sentire di più e essere più presente, fornire più garanzie, perché qui ci sono giocatori, anche il mister di talento, di primo ordine, e rischi di perderli. Manolas ha un grande mercato, lo vorrebbero un po' tutti. Beh, Manolas è un bellissimo giocatore, un bravissimo giocatore. È alto, forte di testa, l'età è buona, eppure veloce. Andrea, la Lazio invece questa partita contro il Genoa è una partitaccia, perché il Genoa è una squadra che poi, attenzione al Ciolito, che poi lui si è pure arrabbiato, ha detto non chiamatemi Ciolito, perché ha questo soprannome che viene dal padre, il Ciolo Simeone, insomma. Sì. Qui Genoa prevedi Guarda, io intanto volevo fare una piccola premessa della Lazio, perché io sinceramente non mi aspettavo un campionato così avvincente. Anche perché con tutti i problemi che c'erano stati d'estate, il problema Keita, un mercato che comunque non esplode mai, perché lo dito sappiamo com'è fatto. Però quando ho visto che ho letto ufficiale Immobile alla Lazio, lì ho detto cavolo, un bel acquisto questo, perché io sono un grande ammiratore di Immobile da quando stava al Pescara, perché lo seguivo la Serie B, quindi vedevo com'era. Ha avuto dei problemi in Germania, la Lazio ha fatto benissimo però a puntarci, perché ovviamente aveva voglia di riscatto e la voglia di tornare in nazionale. Tutti questi fattori hanno portato anche al fatto che problema con Bielsa, che doveva arrivare non è arrivato, poi alla fine secondo me il fatto che Inzaghi sia rimasto sia stata la scelta migliore per la Lazio. Però sinceramente, come ho già detto prima, non mi aspettavo un campionato così. Abbiamo visto anche delle belle trame di gioco. Ricordo la partita con la Juve, che non meritava assolutamente di perdere. La Juve lì aveva fatto una partita per me brutta e la Lazio avrebbe almeno meritato sicuramente il pareggio. Quindi poi comunque ci sono stati dei begli acquisti, per esempio Bassos è un difensore che a me piace molto, e poi ovviamente c'hai la sicurezza Biglia, che quei registi che vorrebbero tutti, che però purtroppo spesso è infortunato e quindi ovviamente crea delle pecche, che però a quanto ho visto riescono comunque a colmarle, perché comunque la posizione di classifica è ottima. Allora, ne parliamo direttamente con i diretti interessati, ovvero andiamo in collegamento telefonico con i nostri Marco Misseri e Matteo Pietrosante qua su Radio Roma Futura, Club del Football. Dopo questa, insomma, andiamo un po' a sentire questa novità, che ormai non è più una novità ma è una meravigliosa canzone targata Coldplay, ovvero A Head Full of Dreams. E questa è, tra l'altro sono stati ospiti da Fabio Fazio e proprio domenica scorsa sia Chris Martin che Johnny Bagland, e qua ce l'andiamo ad ascoltare su Radio Roma Futura alle 22:18 e poi rientriamo per parlare di Roma e Lazio con i nostri Matteo Pietrosante e Marco Misseri su Radio Roma Futura.
Cesare Cremonini sulle note di Buon Viaggio, Share the Love. Questo è un vecchio successo, vecchio insomma, vecchio no, è due anni fa circa, e sta per ritornare Cesare Cremonini. Intanto però ritornano qua a Club de Football i nostri due opinionisti direttamente dalla Tana dei Lupi, che abbiamo Matteo Pietrosante. Buonasera Matteo. Ciao a tutti ragazzi e buona serata a tutti. E poi dalla invece sponda Lazio abbiamo direttamente dal nido delle Aquile il nostro Marco Miseri. Benvenuto Marco. Buonasera ragazzi, buonasera Fede. Allora, cominciamo l'angolo Roma-Lazio, partiamo subito andando a vedere queste due partite che il Moro prima commentava, caro Matteo, di Atalanta-Roma, che è una partitaccia. Perché? Perché comunque l'Atalanta finora è la squadra rivelazione di questo campionato. Confermi Matteo? Ma sì, è una squadra, come dire, che io non avrei mai pensato potesse fare un campionato del genere, invece si trova quinta ormai a 12 giornate dall'inizio. Insomma, secondo me Gasperini è riuscito a sfruttare al massimo le potenzialità di una squadra che tutti noi pensavamo fosse da metà classifica, non di più. Di certo il Papu Gomez, l'abilità di un giocatore come lui, non le conosciamo ora, non le scopriamo ora, però certo fanno arrivare comunque a tutti i due punti, quinto punto in questa Serie A, è tanta roba comunque. Quindi oltre alle certezze, diciamo, Gasperini sicuramente ha aggiunto qualcosa in più, non ultimo la scoperta di uno come Petagna là davanti. Invece poi passiamo alle domande qua dallo studio, parlo con il nostro Marco di quello che sarà una partita
un po' il Genoa è sempre stata una squadraccia all'Olimpico, anche qua, eh. Diciamo che la Lazio, poi tra l'altro adesso è ancora in più, c'è il Ciolito che, come dicevamo poco fa, lui detesta essere chiamato Ciolito perché lui vuole distaccarsi dal papà, che ricordiamo è Simeone. Che partita sarà secondo te, Marco, Lazio-Genoa? È una partita abbastanza ostica, perché comunque sia il Genoa è una squadra particolare che fa dell'agonismo e dell'intensità le situazioni migliori nel campionato italiano. Affrontare queste squadre non è mai facile, però comunque sia, per quanto di buono sta facendo la Lazio, ha tutte le carte in regola per fare una bella partita e riprendere il suo cammino verso questo possibile rialzamento in Europa a fine stagione. Quindi stranamente, per una volta mi sento fiducioso, spero di non sbagliare. Allora, invece, Moro, qualche domanda per il nostro Matteo? Sì, senz'altro. Ciao Matteo. Ciao Davide. Grande. Secondo te, ecco, col rientro di Manolas, dato per certo, secondo te Spalletti tenterà di mettere Juan Jesus esterno o cercherà un altro tipo di soluzione? E sapendo che, insomma, io non sono un grande fan di Juan Jesus, però mi dispiace perché il ragazzo si impegna, però. Ma il problema, come ho già detto, è proprio questo, che il ragazzo si impegna, ma nonostante questo rimane ai livelli in cui lo vediamo ogni domenica. Secondo me Spalletti, nel ruolo da falso terzino, appunto, ha una risorsa grande. Ovviamente rientro di uno come Manolas gli permette magari di schierare un terzino vero, quindi di schierare un giocatore che possa anche fare la fase offensiva. Però insomma sarà Spalletti che deve coprirsi dalle possibili attacchi della formazione bergamasca, oppure se decide di partire all'attacco e di confidare il centro della difesa a uno come Manolas, che è sicuramente uno di esperienza, sicuramente il giocatore in difesa della caratura più ampia. Senti, una domanda ne parlavo anche prima, del fatto che Spalletti sembra pensarci sul rinnovo, e quindi a cascata subito dopo li seguono i vari giocatori tipo Nainggolan, lo stesso Manolas, che vogliono un po' vedere, insomma, il futuro della società, quale garanzie si può dare, perché come sai Pjanic se n'è andato perché dopo 4 anni che stava la Roma gli dicevano quest'anno facciamo lo squadrone, quest'anno lo facciamo, non succedeva e ce lo siamo persi. Tu hai paura, cioè tu lo vorresti Spalletti, hai un po' questa paura che magari, ecco, non rinnova perché la società non gli dà garanzie, non la vede molto presente? Allora io ti posso dire una cosa, come dire, che abbiamo già detto martedì scorso. Tu vuoi di tutto, non c'hai paura? Sì, no, sul rinnovo non tanto di Manolas quanto di Nainggolan. Io non capisco, allora, anche qualora questi giocatori volessero, come dire, avere le certezze di un futuro più vincente, eccetera, 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 io non capisco perché uno come Nainggolan, che ha rinnovato lo scorso anno fino al 2020, venga a chiedere il rinnovo del contratto. Allora, secondo me in queste cose, in queste fatti specie, insomma, che caratterizzano la Roma, c'è una carenza della società. Perché non è possibile che un giocatore, appunto, che ha rinnovato,